E salve a tutti ragazzi, sono Ara e benvenuti a questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qua ragazzi, finalmente abbiamo tra noi la prima di una lunga serie di figure, ovvero quella, la linea DC Collectibles del designer Bruce Timm, ovvero il disegnatore della serie animata, che questo nome non esiste, non si chiama così la serie, ma si chiama semplicemente New Batman Adventures e Batman The Animated Series, dipende da quale delle due serie tratta la figure. Come vedete qui c'è il packaging, molto semplice comunque, però comunque dispiace un po' togliere la figure da dentro questo packaging perché è comunque elegante. Qui sul retro non c'è assolutamente niente a parte appunto i tre personaggi: Robin, Tim Drake, Nightwing, Dick Grayson e Batman. E nient'altro ragazzi, questo è il packaging, molto semplice comunque. All'interno della confezione era presente questa checklist a colori che comunque è figa e fa vedere tutti i primi personaggi che sono stati annunciati, che verranno prodotti, e praticamente ora sono usciti solo questi primi quattro, ovvero Batman, Due Facce, Mr. Freeze e Catwoman. Io li ho presi tutti come sapete perché ho fatto gli unboxing, non vedo l'ora comunque che escano anche gli altri. Sono stati già annunciati ulteriori personaggi che verranno prodotti in seguito. Andiamo a vedere il nostro Batman. Come vedete si presenta con un bel po' di accessori, e la figure con più accessori che hanno fatto fino adesso, si sono giustamente concentrati sul personaggio principale. È un po' strano che abbiano iniziato con questo Batman, che è il Batman della serie appunto The New Batman Adventures, ovvero la seconda serie, al posto del Batman della prima serie. Comunque andiamo a vedere un po' gli accessori. In generale questa figura vi dico già che è splendida, almeno come design, però ha i suoi problemi purtroppo che non mi aspettavo. Vediamo comunque le mani intercambiabili, vediamo le prime due, destra e sinistra, con questa presa davvero ben fatta. Il design, come ho detto, è perfetto. Eccole qui, tutte nere. Poi andiamo alle altre due mani, eccole qui, con questa presa un po' particolare per impugnare naturalmente il Batarang, che è un altro accessorio presente, molto sottile come deve essere proprio nella serie. Eccolo qua, entra perfettamente sia in una che nell'altra mano, davvero splendidamente realizzato. Inoltre abbiamo queste altre due mani con quest'altro tipo di presa, eccole qua, sempre davvero molto ben fatte. E per finire abbiamo questa mano con rampino incorporato, con lo spara rampino incorporato. Si può anche rimuovere questo pezzo, ecco qua, quindi questa è senza il rampino. E inoltre abbiamo quest'altro accessorio che è il rampino singolarmente, e si può sempre rimuovere questo pezzo. Purtroppo non ha nessuna corda, però comunque non è un dettaglio molto importante. È un po' strana questa scelta di aver messo la mano sia con il rampino appunto incorporato e sia il rampino singolo, perché sinceramente quando hai già questa mano col rampino posare quest'altro rampino è un po' inutile. Cioè si può posare in questa mano qui con questa presa, però è un po' fine a se stesso posare il rampino così. Però comunque si può fare, quindi è un'aggiunta che hanno voluto dare. E inoltre abbiamo un accessorio molto importante, che è addirittura un secondo mantello. Come vedete è diverso da quello che ha Batman addosso, perché questo qui appunto ha le spalle che coprono il nostro Batman e limitano quindi le articolazioni, ed è pensato proprio per una posa statica tipo questa, ed è perfetto ragazzi, è davvero splendidamente realizzato in gomma, mentre questo invece lascia le spalle scoperte. Ora lo montiamo subito. Ulteriore accessorio prima di andare a montarlo è questa splendida base. Sapete che io apprezzo comunque le basi quando ci sono, questa qui è davvero ben fatta. Guardate qua, c'è il design di Batman un po' da tutti i lati, di fronte, di lato e anche da dietro. Qui ci sono le scritte The New Batman Adventures, davvero molto semplice ma efficace. Andiamo ora, come ho detto, a montare il mantello. Si deve togliere la testa, ho sempre paura di fare questa operazione per via della fragilità della figure. Comunque adesso abbiamo visto un particolare, ovvero che c'è stato questo scatto. Questo scatto è un sistema molto ingegnoso per dare ulteriore articolazione, vedete, alla testa, perché adesso può guardare verso l'alto. Ovviamente così il design è bruttino da vedere perché c'è questo gap, ma se si vuole far guardare il Batman verso l'alto, questo sistema è davvero geniale. Hanno fatto davvero un gran lavoro con questo piccolo sistema appunto di articolazione. Comunque dopo che ha fatto questo scatto bisogna fare un ulteriore scatto e togliere completamente la testa, che è su ball joint, su sfera. Come vedete il mantello si toglie molto semplicemente, eccolo qua.
e resta il Batman col busto scoperto. È un po' strano da vedere, però volendo non so chi lo può anche posizionare in questo modo, però ovviamente ora mettiamo l'altro mantello anche per facilitare le articolazioni che ora andremo a vedere. Bisogna rimettere la testa facendo sempre attenzione, perché purtroppo il difetto di queste figure è che sono molto fragili, o almeno di questa prima wave, questa prima ondata di figure, è che appunto sono fragili, soprattutto a questi perni che hanno qui sulle articolazioni, per esempio delle mani intercambiabili. Ho visto molti recensori a cui si è rotto il perno. Altro punto debolissimo è qui, alla base del piede c'è questa articolazione qui che gira appunto, e a moltissimi si è rotto il piede appunto alla caviglia, e questo rumore strano che fa, questo crick che fa quando si muove, di sicuro non è un buon segno, quindi evito di muoverle troppo. Comunque, questo è il nostro Batman. Dopo andremo a vedere meglio le articolazioni, vediamolo un po' nel dettaglio. Il design è spettacolare, come vedete quando l'articolazione è giù è praticamente perfetto, in linea con il busto, è davvero magnifico, è fatto decisamente splendidamente, tutto è al suo posto, è semplice come deve essere, ma perfetto, con le gambe più piccole, diciamo più magre, molto più magre del busto che è enorme. Il painting è comunque piatto, ma deve essere proprio così. Però, se non sbaglio, un dettaglio che non hanno messo è che l'interno del mantello in questa serie animata era grigio, qui invece è nero. Non credo di essermelo immaginato, anche perché mi ricordo abbastanza bene questa serie, dato che è la mia preferita. Comunque, tutto il resto è davvero ben fatto. Vediamo ora le articolazioni. Come ho detto prima, la testa l'avete già vista, c'è questo scatto che ho sempre la cura di farlo e non lo rifaccio. Comunque si può muovere in avanti e indietro, volendo, facendola scattare ancora di più, anche un po' lateralmente, naturalmente può girare a destra e a sinistra. Alle spalle qui abbiamo questa articolazione con cerniera un po' limitata qui dal design del personaggio, che comunque ha queste spalle, vedete, un po' appuntite, però era un po' difficile fare di meglio. E inoltre naturalmente il braccio può girare in avanti e indietro, vedete anche questo crick che si sente girando il braccio, non è una cosa che fa molto piacere sinceramente. Andiamo anche all'avambraccio, sempre con questi crick quando si muove l'articolazione. Comunque l'articolazione può andare, vedete, neanche a 90 gradi qui, e può anche ruotare qui al gomito, e inoltre abbiamo il piegamento qui al polso, no? Che è rotazione al polso, sempre con i soliti crick molto strani. Andiamo alla vita, abbiamo la rotazione della stessa, comunque è davvero molto efficace, e non abbiamo articolazione al busto, come è giusto, perché secondo me avrebbe rovinato l'aspetto della figure. Andiamo alle gambe, abbiamo un'articolazione molto efficace, abbiamo il piegamento in avanti un po' limitato qui dalla cintura, che comunque come vedete è in materiale morbido, in plastica morbida, per non limitare ulteriormente l'articolazione alla gamba. Abbiamo l'apertura con cerniera della gamba, molto efficace. Purtroppo qui potevano sforzarsi a coprire questi perni dell'articolazione, è una scelta che secondo me andava fatta, a coprire qui, e la figura era praticamente perfetta. Comunque, continuiamo con le articolazioni, abbiamo il piegamento al ginocchio neanche a 90 gradi, eccolo qua. Comunque non potevano mettere molte ma molte più articolazioni di così, perché avrebbe rovinato comunque il design della figure. E andiamo ai piedi, abbiamo rotazione qui allo stivale, il piegamento al piede, come avete visto prima, la rotazione laterale di cui ho una paura matta. Comunque, grazie a queste articolazioni il Batman può assumere abbastanza pose, davvero niente male, proviamo a farne una in diretta, se si rompe ragazzi distruggo tutto e incendio la casa. Eccoci qua, comunque può assumere molte pose fighe, facciamo scattare anche la testa. Per quanto mi riguarda, comunque secondo me il modo migliore per posare queste figure è così, tenerle in piedi così, perché sono spettacolari. Andiamo comunque a vedere l'altezza della figure, siamo circa sui 18-17 cm e mezzo, e quindi è abbastanza alto come Batman. Per quanto riguarda il prezzo di questa figure, si trovava a 23-25 euro circa, più o meno una cifra del genere. Purtroppo però è andata subito esaurita, i preordini sono finiti, è andata esaurita praticamente dovunque, si trova solo forse dall'America, ma è difficile trovarla a quel prezzo di partenza, i venditori stanno già iniziando a fare i furbi, non si sa se ristamperanno mai questa figure, ma
Credo di sì, almeno per Batman, credo che faranno una ristampa. Per completezza, ragazzi, sono andato a prendere il Batman Vintage della serie del 1998, questa è prodotta dalla Hasbro, per compararlo un attimo con questo Batman. Come vedete è molto più piccolo, lo sculpt è più o meno uguale, ma questo ovviamente è molto più preciso, proprio nei minimi particolari. Anche i colori, questi qui, sono più precisi, per esempio la cintura qui è più scura e qui è più chiara. E come vedete col mantello non mi sbagliavo, la parte interna infatti era grigia e questa quindi ha un dettaglio in più di quella addirittura. Quindi ragazzi, ovviamente questa mantiene sempre il suo fascino vintage, però adesso hanno dei bei concorrenti queste figure, quando prima non ne avevano proprio. E comunque farò questa comparazione quando potrò. Purtroppo con queste della seconda serie animata non ne ho molte, con quelle della prima lo posso fare praticamente con tutte. Per quanto riguarda il voto, ragazzi, do un bel 9,5 a questa figure. Per quanto riguarda la mia personalmente, non do il 10 semplicemente per quel particolare dei perni lì, che potevano sinceramente sforzarsi a risolvere. Guardate, proprio stonano quei due buchini su tutta la perfezione del Batman, perché è praticamente perfetto, hanno fatto un gran lavoro. Comunque dicevo, il 9,5 è riguardo la mia figure in particolare. Perché? Perché ci sono molti errori di painting in giro su questi Batman, su anche sugli altri personaggi, e non solo di painting ma anche errori di articolazione, nel senso che le articolazioni si spezzano facilmente. Quindi mi è andata bene, questo è il voto che do a questo particolare Batman, ma potreste trovare un Batman che praticamente si distruggerebbe nelle vostre mani, perché la qualità non è al top in questa serie e spero che risolvano al più presto questo problema. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Batman qui sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se volete la recensione degli altri figure di questa serie, che prenderò, ovvero tutte. Lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto. Come al solito, se volete aiutarmi, condividetelo. Se volete nuove action figure e anche i preordini rimasti di questa serie, passate da Dragon Legend, il link lo trovate come al solito qui sotto in descrizione. Per oggi è davvero tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ara e da Batman, da The New Batman Adventures.